BMW M Sport 1000RR, scala 1 a 5, Ecotecnica. Qua abbiamo dietro la visuale della moto, è la moto vera, 45 centimetri, e faremo il time lapse. Adesso apriamo la scatola e vediamo cosa c'è dentro. Pazzesco, questa è la mia mano. Pazzesco. Adesso abbiamo il catalogo. Oh. 1920 pezzi. E queste sono le ruote. Assurdo. Allora, qua abbiamo 5 buste numerate. Ogni busta proprio, si costruisce il modello, il montaggio a parte, e poi si assembla tutto insieme. Qua abbiamo degli ammortizzatori, dopo vedremo. E queste ruote sono, queste gomme sono pazzesche. Questa è la mia mano per farvi un'idea. Queste sono le ruote dello Xerion, Class Xerion. Cioè, guardate, queste sono le più grandi che ho. Assurdo. Allora, abbiamo due paia di adesivi, addirittura tutto. Queste sono tipo fibra di carbonio. Qua abbiamo la, per la carenatura. Possiamo vedere le parti in cui si assembla. Il cambio col motore, lo chassis, il dietro e il frontale. Questo è il designer, che tra l'altro è italiano. Siamo al tacchi. Vediamo ancora. Questi sono i vari prototipi delle moto che potevano fare, che hanno fatto. Qua c'è il disegno. Qua ci sono i vari processi di costruzione. Si parte dal cambio col motore. Man mano che si va avanti, si assembla il resto. Allora, abbiamo il primo pezzetto dove si va a costruire il cambio e il motore. Partiamo subito col time lapse e via. C'è la frizz qua, il cambio le marce, la catena che trasmette, come potete vedere,
se io cambio da qua, volo un motore. Ora si prosegue con il bag numero 2, dove ci sarà il pilastro che mantiene tutto lavorato. Adesso partiamo con la busta numero 2 e c'è il supporto per la base, da cui partirà poi tutta la costruzione dall'avanti del retro. Partiamo con la seconda parte. Via. Secondo pacchetto è stato completato, la moto sta prendendo forma, è sul cavalletto, qui ci sono le nostre informazioni della moto, questo è lo chassis che viene completato con il pezzo del cambio del motore, qua c'è la frizione dove cambierà, adesso da dentro potete vedere che cambia, e si prosegue con la terza parte, dove si mettono le ruote e gli ammortizzatori. Partiamo col terzo busta, dove ci saranno i montanti, gli ammortizzatori che si collegheranno alla base. Allora, qua abbiamo dei nuovi pezzi come l'ammortizzatore, che è un pezzo nuovo 2022. Tra l'altro è molto dura perché la molla è all'interno e all'esterno c'è questa molla di plastica. Pezzi nuovi, nuovi colori, grigio, questi pannelli non esistevano prima, anche questi qua forse non li ho mai visti. Questo è il pezzo forte che è per attaccarci il mozzo delle ruote e questo pezzo viene con queste due fori dentro, perché dentro qua si metterà l'ammortizzatore, che non è questo ma è questo qua, e verranno così. Ok, partiamo. Posteriore, qua adesso si inizia a vedere già il meccanismo, la catena, la ruota che è enorme, e qua c'è il tubo dei freni che fa qua sotto, e ora si procederà con la parte anteriore, vediamo cosa esce, qua c'è la frizione. We'll be right back.
Allora, lo chassis è pronto, gli ammortizzatori ci sono, ora bisogna montare tutta la carena. C'è questo cupolino davanti anteriore che è un pezzo nuovo che hanno fatto quest'anno, che dopo lo vedremo bene. Allora, la moto si presenta così. Ammortizzatori posteriori, anteriori, con la frizione. Cilindri che sono qua dentro, trasparenti. E la catena trasmette il motore. Partiamo con la busta numero 4, due sacchetti e si continua con la carena della moto. Pacchetto, gli ultimi dettagli, la moto è qua, mancano le ultime parti della carena e siamo a posto. Intanto questo muso cattivissimo. Principale tecniche del veicolo, poi si presenta così. Abbiamo questo muso che fa spavento, con queste alette con fibra di carbonio, cupolino, manubrio. Sospensioni, le marce, e qua sotto c'è il motore.